La scarcella è un dolce tipico pugliese, un simbolo della Pasqua. Si può fare di tante forme ed è una pasta frolla con l'olio d'oliva. Questo era il dolce di Pasqua dei nostri nonni, altro che uova di Pasqua. Per prima cosa bolliamo tre uova, ci servono sude e ci prepariamo i disegni che vogliamo realizzare, che andremo a ritagliare. Ci occorrono 500 g di farina 00 e 100 g di zucchero semolato. Aggiungiamo due uova medie a temperatura ambiente e mescoliamo con una forchetta. Aggiungiamo anche 100 g di olio d'oliva. Sciogliamo in 30 ml di latte tiepido mezza bustina di ammoniaca per dolci e una bustina di lievito per dolci. Attenzione che si formerà una schiumetta, versate tutto nell'impasto. Alla fine impastate con le mani fino ad ottenere un panetto morbido. Potete aromatizzare anche con buccia grattugiata di limone o arancia. Ecco come deve essere l'impasto, molto morbido. Lo stendiamo su carta forno così siamo sicuri che non attacca sotto e lo stendiamo ad un'altezza di 1,5 cm. E poi tagliamo secondo la forma desiderata. Per fare l'occhio della colomba io ho usato dei chiudi di garofano oppure potete usare delle gocce di cioccolato. Con gli avanzi di pasta frolla formiamo delle striscioline che ci serviranno dopo. Poniamo al centro della colomba l'uovo sudo e formiamo una gabbietta con le striscioline di pasta frolla. Spennelliamo con un uovo sbattuto e possiamo guarnire con codette colorate. Possiamo fare svariate forme a forma di uovo, a forma di bambolina, di agnellino, largo alla vostra fantasia. Regalate una di queste ai vostri nonni, ritorneranno indietro nel passato. Infornate in forno già caldo a 180 gradi, ventilato per 20-25 minuti.
Lasciami un like, un commento se anche questo video ti è piaciuto e iscriviti al canale. Ciao!